La vecchia scuola è la più bella, è quella che esisterà sempre. Io vengo da un grande scultore per 5 anni, la mia scuola avevo 10 anni, anche insomma a un certo punto io ho lavorato in tutto il mondo e voi, credo che voi di Quarrata mi conosciate tutti. Sì, certo. Ingegneri, non ingegneri. Quarrata e non solo. Penso a Pistoia, poi niente, ma volevo dirvi che questa sera volevo presentarvi anche i miei amici qui che sono stati gentilissimi. poi volevo fare anche un po' di, non di pubblicità, ma sono amici miei personali. Fame chimica. La fame chimica, la Chiara. Andrea, cioè io li conosco da. La Chiara l'ho vista nascere, poi qui a Quarrata so che mi conoscete tutti, non voglio stare lì a dirvi né chi sono né cosa faccio. Vi posso solo dire che probabilmente andrò al Palazzo Ducale di Genova con Picasso e Ligabue, se sta bene a me naturalmente, perché in fondo la storia di noi artisti, diciamo, non lo so com'è e non posso dire com'è, perché non si riesce mai a capire bene perché o per come uno sia grande e uno sia meno grande, perché chi è meno grande magari è più bravo di quello che ti parlavo. Io comunque sono un amico di Sgarbi, lo conosco bene e lo ringrazio perché ha detto molto bene di me, tuttora. Sì, insomma, ho visto su niente, niente, volevo soltanto dirvi, se ci ascoltate, grazie di ascoltarci, se avete la pazienza. Sì, i nostri bucaioli ci ascoltano, anzi, guardiamo se qualcuno ha scritto qualcosa. Allora, vediamo cosa ci dicano. Ci sono. Non si sente, sì. Oh, maestro! Andrea saluta con. Vi stanno risalutando. Andrea e la Chiara ci stanno guardando e ci risalutano. E ci manca. Generale dalla Chiesa, questa è una scultura. Questa? A Torino. E una a Palermo, il comando generale. Una a Torino e una a Palermo, eh. Generale dalla Chiesa, gli ha detto. Ma questa è una bella cosa. Questa è bella, sì. Comunque non è. Posso parlare? Certo, sì. Non è questa. Certo. Io ho 20 sculture in Italia, per cui Montecatini, Firenze, dove volete, Sanremo, il Casinò di Sanremo. Sì. Non so dove non c'è, ecco. Queste sono le mie sculture, ringraziando Dio, mi piacciono. Spero che piacciono anche agli altri, però a me piacciono, per cui. La maternità è l'albero della vita. Ah, bellissimo, l'albero della vita, gli è una delle mie. L'ho fatto a Parigi. Bello. Ah, a Parigi questo. Eseguito a Parigi. Bello, l'albero per della vita. Hermes. Ah, ma gli Hermes. Ah, Hermes. Non li conosci, gli stilisti. Hermes, Ma che credi? Cavolo, mi fa piacere, stasera guarda sono proprio. Stasera sì, si parla un pochino d'arte per cambiare. E come è cominciata questa passione? Io ho cominciato a 9 anni con uno scultore. Perché mi piaceva. A 9 anni già come scultore, ma c'era anche due di una famiglia, già faceva. No, io sono figlio di contadini, mezzadri. Allora io ho una certa età. Sì, no, non lo so, io ma vediamo, voglio piano, si sente. Ma davvero? Ma sembra. Non si dice. No, stiamo lì. Comunque niente, volevo dire che mi fa piacere dire qualche cosa a Quarrata, perché in fondo Quarrata ho vissuto metà della mia vita, ho conosciuto tanta bella gente, anche qualche stroncino. Però devo dire la verità, la maggioranza sono veramente gente rispettabile, per cui io sono contento di aver fatto anche tante belle cose, tante belle ville, tante belle sculture. Buriano, anche a Firenze, la caserma di fronte alla stazione di Firenze, insomma. Sì, caserma Marini. Caserma Marini, ho fatto la visita del militare. Per dire, questa sera mi hanno preso questi amici, facciamo una bella trasmissione, così. Almeno ci si conosce. Ci si conosce meglio. Anche se noi... io me ne vado, perché ora dovrò andare a Palazzo Ducale con Picasso, se ho voglia di andare, se ce la faccio.
entro un mese bisogna andare, però non lo so, comunque non credo che a voi queste cose interessino molto, però faccio per dirvelo, ecco. Almeno per chi mi vuole conoscere, ecco, tutto lì. E dove, di dove è originario? Io sono veneto originario, il paese del Giorgione. Giorgione. Castelfranco, Veneto e San Martino di Lupari, paese degli artisti. Bellissimo, sì, Castelfranco, ma senti, non ci sono mai stato, quelle zone lì, troppo, poi ho vissuto a Torino, sono amico di Felice Casolati, il famoso pittore. Felice Casolati. E sono amico del figlio, dei pittori, sincero, non ti preoccupare, non fai brutta figura. Niente, volevo dire anche che ho lavorato per il Papa. Papa Giovanni, Voi Fila. Ho fatto il centenario di Don Bosco. Don Bosco, sì, lo conosco. Don Bosco. Io ho fatto dei medaglioni, più una scultura donata dal comune di Torino, un bronzo. Sentite con Don Bosco, Don Bosco. Visione, Io ho venuto a pigliarla, è successo, niente, è stata una bella cosa, sono belle esperienze, faccio tanto per completare le conoscenze, ecco, io fra qualche mese non mi vedrete più, almeno ringraziando forse per avere un buon ricordo, ecco, tutto lì tornerà, ma poi qua da fare delle cose qui, sì, qui c'è sempre da fare qualche cosa. Qualcosa bisogna niente, comunque noi stasera siamo, io sono in buona compagnia, mi fa piacere. Sì, ma noi ci sarà già conosciuti a cena, sarà stata a cena, si giocava a mangiare. Ma quelle cene di una volta belle, siamo camino, amici, compagnia, vino. Volevo dire che in Toscana queste cose sono abbastanza comuni. Anche sì, a noi ci garba. Piace, ecco, e piace anche a me, perché in fondo qual è la comunicalità che c'è? Conoscere le persone davvero, ecco. È lo specchio della vita. In fondo la vecchia filosofia greca, Socrate e compagni, dicevano: qual è il primo sintomo dell'intelligenza? E loro hanno sempre sostenuto che è l'umiltà. L'umiltà è il primo sintomo dell'intelligenza. Naturalmente non l'umiltà stupida o ipocrita, quella vera. Quella vera, sì, certo. Ecco, quella è l'intelligenza vera, pura, si impara qualche cosa nella vita, ma anche nell'arte, in tutte le cose. È importante essere umili, ma è importante anche essere intelligenti. Forse io non lo sono, non voglio fare prediche, però date retta a uno stupido, forse. L'umiltà è intelligenza, l'intelligenza accarezza tutti. Io spero che accarezzi tutti. Passa se può, e con questo spero che questi 5-10 minuti passati con voi mi piaccia, ecco. Sì, noi stiamo stiamo parlando tra amici. Sì, io voglio far conoscere l'arte, quella che faccio. Ora si fa vivo per l'arte. Non ho delle foto da. Sì, sì, no, qualcosina forse tanto ci sa qualcosina da. Quale, che prendo? Me lo dica lei. Testimoniare, diciamo. Questo, guarda. Ah, vada là. Ecco, c'è una aspetta, qui ci sa. Vorrei far vedere il principe di Seborga, mio testimone di notte. Ah, principe di Seborga. A Sanremo. Che mi metti. L'altro modo. Principe di Seborga, a Sanremo. Eccolo. Sì, eccolo. Si vede. Sì. Eccolo. Vorrei farvi vedere. Questo è il mio testimone di nozze, il principe di Seborga, che è morto 4 anni fa. È stato il mio grande estimatore. E io gli devo dire, Giorgio I si chiama, ti amo sempre. Vedere queste persone di cultura in giro per il mondo fa sempre piacere, perché si impara sempre qualche cosa, ma non è il fatto di imparare, noi abbiamo già, se non si impara alla nostra età, gente, non si può più imparare.
dobbiamo insegnare, non imparare. Sì, insegnare. Comunque sì, non si finisce mai neanche di imparare. La cultura è immensa, è infinita. Nessuno può sapere dove finisce, si sa dove comincia, non si sa come finisce e dove finisce. Quello sì. È vero, certo. No, volevo far vedere anche quella sotto che è bellissima, Lucca, al resort. Questo è il resort di Badia? Badia. Ma Lucca, Lucca. Io leggo facile, che sto leggendo. Un grande resort bellissimo, è la sede delle mie mostre. Ecco. La sede. Anche visto. Bella questa. Ma questa io l'ho vista anche dal vivo, eh. Non so se proprio a Lucca ci sta allora. Ma non lo so io. Questa è la sede delle mie mostre e vorrei anche ringraziare il padrone, che si chiama Fernando, di ringraziarlo vivamente. Ma ecco. Si ringrazia. Sì, abbiamo Maurizio Mauro Pellegrini, dice saluti a Dorel. Questo qui è il mio amico. Ci vedano piano. Ma ti dico che mi salutano tutti. Sì, poi quando lo riguardano. Questo è il tempo sospeso di Siena. Il palio che anno è? Guarda che. Allora, anno 1996, venerdì 9 agosto 96. Il tempo sospeso. Nell'occasione Amerigo Dorel inaugurerà la sua mostra. Io non mi sono presentato, no? Zampini. Zampini mi ha presentato lui, perché io con Zampini avevamo un rapporto veramente. Devo andare avanti o finire? E che si può? Allora, tanto 10 minuti, se si fa una più cortina. Sì, si fa una cosa artistica. Aspetta, volevo fare ti viene la testa tagliata. Oggi siamo nello studiolo vero e proprio, senza tanti affari, senza proprio effetti scenici. Non dico senza... in camera mia, ma. Veramente questa sera siamo veramente nel piccolo studio del mio amico. La mia non stiamo lì a fare grandi cose, perché non è il caso. Quando si vuole dire qualcosa non c'è bisogno di avere lo scenario di Sanremo. Sanremo ho fatto una mostra, il prossimo anno ci sarò io. Però insomma è una cosa non casalinga. Tra il casalingo e i semi professionali è il professionismo, perché in fondo la vita di un artista non si può dire. Ora si dice così questa sera, beh, con questi amici non posso fare diversamente. Non è una conferenza stampa con il palazzo, la mostra, niente, è una cosa così. Ma il bello di Ceneparello, è il bello della trasparenza. Ma qui siamo trasparenti, si fa gli errori, anzi, è quello di garba alla gente. Se io smettessi di essere. Ci salutano dalla Polonia. Dalla Polonia un signore che ha un albergo. C'ero ieri. Ci vedono insieme a Pittoria. È tornato a tre alberghi a Praga. Non so dove ce l'ha, Praga, non so, dalla Polonia, dov'è? Cecoslovacchia. Non so come mai dalla Francia non ti chiamino. Ma ci sta, in Francia un po' meno, in Francia c'è meno gente. grazie, vedi, saluto alla comunità italiana presente in Polonia, vedi, c'è già risposto. Sì, ringrazio. Grazie. E noi salutiamo la Polonia, la Francia, l'Inghilterra, tutta la gente all'estero, gli italiani, non solo sono all'estero. In fondo, è sempre trasmesso. Sì, siamo in diretta. Allora, volevo dire anche questo, che in fondo noi diciamo che alla buona, scusate se io dico alla buona, vorrei che non è tanto alla buona, vorrei che
veramente la gente capisce quello che si vuole dire veramente, perché sotto la bontà c'è sempre qualche cosa che si vuole far capire. Noi vogliamo far capire, perché in fondo io parlo dell'arte, purtroppo io posso solo parlare per il lavoro che faccio, è una cosa, è troppo bella, e poi è sensitiva, si sente, e si sente quando si lavora, si sente anche nell'aria, no? E si vorrebbe comunicarvelo, ma non è possibile. Difficile comunicare. Io cerco di darvi, diciamo, una piccola sensazione. Spero che voi altri la capirete benissimo. Ecco, io vi ringrazio per l'ascolto, ma è stata una vera piccola soddisfazione, però bella. Vivere anche in questo modo è bellissimo, ecco. Ah sì, forse più bello in assoluto. Fa piacere anche a me. Posso finire? Certo, sì, certo. Ma io sono contento. E io sono contentissimo davvero, perché, vedi, la gente ci risponde in diretta. Per televisione non tu puoi leggere con me. No, infatti. Quindi secondo me è più bello, perché sì, in televisione tu, ma qui la gente ti risponde subito, te la leggi guarda, in diretta. Domani tu vedrai quello che succederà. Ma domani ci chiedo un macello. No, perché la nazione, se lo vede la nazione. Dice da lui sì, da me no. Ma noi siamo Toscana, una cosa speciale, insomma. Ci sarà quasi un milione di docenti messi. Anche un milione a voce. Ma tutta gente sì, tramite internet, tramite. Stasera sarà un inizio abbastanza. Io spero, certo. No, quando c'è dei personaggi è come Sgarbi, no? Mica c'è Sgarbi, ma lui fa il critico, io faccio l'artista, ma glielo date anche a lui quando l'ho presentato. Senti, e gli ho detto, siccome ho fatto aspettare 3 ore all'uscita dell'autostrada, ero incazzato come una bestia, e all'ufficio stampa della banca, cioè io ero lì e lui era qui, e gli disse, onorevole, dico, lei... la filosofia greca la conosce bene?